Ed eccoci ragazzuoli, bentornati su Dragon Ball Breakers. Sto registrando tanti video di questa beta e ve li pubblico un po' alla volta. Spero vi stiano piacendo perché in un video ho fatto il razziatore, in un video il superstite, in un video abbiamo esplorato tutta questa zona. Andate a recuperare tutti questi video perché secondo me spaccano veramente tanto. Ma oggi voglio fare le summon, voglio andare direttamente qua nell'estrattore spirituale per andare a vedere quali saranno i personaggi che noi otterremo. Io vi dico da subito che devo comprendere meglio come funziona perché adesso lo sto provando per la prima volta. Sono delle vere e proprie summon, possiamo ottenere personaggi da 4 stelle, 5 stelle o anche stelle minori. Qui premendo L2 ci dovrebbe essere la percentuale di rarità. Vedete, ci sono Goku 3 stelle, poi c'è un Goku da 4, Goku da 5 stelle. I tassi sono molto bassi, 2%, 1%. Per ora i personaggi sono pochi, c'è Goku, Krillin, Tenzing, Yamcha, Vegeta, sono 5 personaggi e la beta ci sta pure. Io farei la prima evocazione premendo X. Voglio utilizzare, sì, i miei 150 gettoni PT, sono i gettoni pattugliatore temporale. Questa è l'animazione, molto molto bella, e addirittura arriva come sfera Saiyan, cioè come Space Pod. Mi sa di sì, mi sembra una Space Pod. Animazione che dura un botto, bellissima, mi piace. E vediamo un po' che succede. E otteniamo Tenzing 3 stelle. Quindi vuol dire che da oggi in poi, mi assomigliano molto agli artwork di Legends, da oggi in poi posso impersonare, credo, anche Tenzing. Invece, 10 evocazioni costano, mamma mia, 150.000 zeni, non ce li ho assolutamente. Qui posso fare un'evocazione con i trial che mi ha dato il gioco. Ah, posso farne quindi una alla volta. Faccio così, salta. No vabbè, l'animazione la voglio vedere. E voglio vedere le animazioni perché? Perché voglio capire se quando ti danno oggetti 5 stelle l'animazione, cioè personaggi 5 stelle, l'animazione cambia, diventa più figa, o se l'animazione è sempre quella. Occhio! Vegeta 4 stelle! Tutta da battaglia, cannone Galick, bellissimo! Ragazzi, bomba! Lo volevo assolutamente. Ma avanti il prossimo, vediamo un po'. Ragazzi, questo sarà un video proprio di summon. Poi, chiaramente, non appena il gioco uscirà, questi video di summon arriveranno anche con Tube e Blazzy. Di sicuro ci divertiremo un botto, non vedo l'ora. E vediamo un po' questa animazione. L'animazione forse sono tutte uguali, peccato perché si potevano sbizzarrire, però non è detto, ne abbiamo fatte tre. No, un'altra volta Tenzing, no. Ma non voglio sempre le stesse. Assolutamente non voglio sempre le stesse. Forza, forza. Non so se l'animazione cambia qua o se cambia qua. Io le animazioni le vedo tutte uguali. Poi è da capire se solo nella beta saranno tutte uguali o se poi nel gioco completo l'animazione cambierà, tipo ci saranno più Space Pod. Attenzione, Yamcha 3 stelle, però non ce l'avevo, quindi ci accontentiamo, va benissimo. Mi piace che le summon siano belle veloci. Sì, c'è un po' di animazione per darti un po' di hype, però nel complesso il tutto è gestibile, non ti fa perdere tempo, non stai lì 3 ore. Cerchiamo di capire un attimo che succede. Allora, attenzione, arriva l'altra Space Pod. Vola verso il cielo. Animazione molto carina e simpatica, ci sta, mi sconfinfera. E otteniamo... Oh! Di nuovo Yamcha, ma proprio no, ma scusa. Stavolta facciamo così, utilizziamo... No, gli zeni no. Utilizziamo magari questi 150 gettoni PT. Poi chiaramente ragazzi, secondo me questi gettoni PT sono importantissimi, mo li sto sprecando così, tanto ragazzi è la beta, chi se ne frega, questi gettoni PT li perderò perché la beta poi finisce, non credo mi rimarranno al gioco completo, poi boh, chi lo sa, nel caso fa nulla, però almeno questo video l'abbiamo fatto, volevo vedere che succedeva, e attenzione piccolo, 4 stelle, benissimo, e c'è la muraglia difensiva, ottimo. Quindi come vedete abbiamo trovato uno dei personaggi banner, perché è il piccolo che c'è lì. Adesso voglio Krillin con la scarpa di Krillin, come mossa, boh non so perché. E poi c'è Goku con la super sfera Genkidama. Ragazzi, io voglio lui. Spero veramente con tutto il cuore di riuscire a trovarlo, non so che aspettarmi perché... Ma cambia forse l'animazione all'inizio della luce? Non lo so, cambia la musica. Io la musica ragazzi ce l'ho bassissima per evitare copyright e robe simili, quindi non ne ho idea. Ma vediamo, vediamo, perché... Un altro Vegeta 4 stelle, ma è identico a quello di prima! Ora è da capire se quando lo trovo uguale me lo potenzia... Devo andare a verificare, magari dopo andiamo a verificare. Se me lo potenzia oppure è come se andasse perso perché ce l'hai già. Io credo che avrebbe senso se me lo potenziasse. Però cerchiamo di capire.
Sono gasato, gasatissimo. Credo che anche qui forse ci sia qualcosa di 4 stelle, perché ho capito che l'animazione cambia. Vedete, c'è in alto a destra quella cosa. E infatti, no, 3 stelle, no, allora stavo scherzando. Niente da fare, ragazzi, no, non è come dicevo io. Pensavo che gli elementi a schermo, tipo che si vedeva la galassia a destra, quella roba là. Qua ci sono più sfere? Non lo so, aiù. Queste animazioni le devo vedere molte volte prima per riuscire ad abituarmi. Prima di riuscire ad abituarmi. Vediamo un po' qua cosa esce. Occhio! La canzone di sottofondo gasatissima. E abbiamo... Occhio, Krillin però 3 stelle. È nuovo perché vedete in alto a sinistra compare l'iconcina del punto esclamativo. Però non era quello che cercavo. Non era quello che cercavo. Lo voglio... Voglio Goku con la super sfera Genkidama. Voglio lui, ragazzi, a furia di spendere tutti sti punti che abbiamo. Tanto è la beta, chi se ne frega. Quindi li spendo tutti. Vediamo un po', eh. Oh! Occhio, 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 vediamo. Di nuovo Krillin, 3 stelle. Pilota capace, potenziamento salto. Non lo so, dopo devo verificare sempre quel fatto se trovarne tanti uguali te li potenzia oppure no. Peccato, peccato. Quindi il minimo è 3 stelle. Non si parte da una stella, due stelle, perché per ora stiamo trovando tutti i personaggi tra le 3 e le 4 stelle. C'è anche il personaggio 5 stelle, ma probabilmente sarà difficile trovarlo, mi sa, eh. Vediamo. 3 stelle. Siccome ce l'abbiamo di già, mi ha restituito in alto a sinistra, vedete, 900 punti, quelli lì con la fiammella, che non ho idea di come si chiamino. Quindi adesso abbiamo ottenuto risposta alle nostre domande. Quindi qua ci provo ancora con questi punticini. Occhio, vediamo che succede. Curioso, curioso di scoprire che succede. Oh! Vediamo. Oh! Sto parlando, ragazzi, da 3 ore perché questo è il quarto video di fila che registro su The Breakers, quindi praticamente sono a pezzi. Però ci sta. E ne farò altri di sti video a momenti con Tube e Blazzi, magari. Niente, Tenzing ce l'abbiamo di già. Questo è nuovo? Perché non mi ha dato i punti in alto a sinistra, quindi vuol dire che non ce l'avevo. Quindi ci sono varie tipologie di personaggi, sempre uguali, ma che forse hanno qualche abilità diversa, e quindi te li conteggia come differenti sti personaggi. Ti prego, gioco, dammi questo Goku di quinto livello, cioè quinte stelle, come si dice, e togliamoci il pensiero, su. Cerchiamo di iniziare bene con la fortuna in questo gioco. E otteniamo nuovamente Tenzing. Questa volta, vedete, mi dà i punti, perché ce l'avevo di già. Va buono, va buono. Ci posso provare un'altra volta sola, mi sa, eh? O forse un altro paio al massimo, vediamo. Sono gasato, dai, concludiamo in bellezza. Ti prego, Breakers, iniziamo bene. Iniziamo a divertirci, a spassarcela. Forza, forza, dammi roba interessante. Su, 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 si vola. E otteniamo di nuovo Tenzing. Mamma mia, che disdetta, grandissima. Allora, posso provare questa volta e un'altra, perché consumo una volta gli zeni, una volta i punticini, i gettoni. Vediamo che succede qui. Un altro razzo che parte. Io, ragazzi, di animazioni diverse non ne vedo. Se ce ne saranno... Cioè, mi sembra di notare qualcosina nello spazio, vedete? Però poi alla fine cambia poco. E otteniamo Yamcha, questo non ce l'avevo. Alla Kamehameha. Mi pare di non averlo, boh, mi ricordo. Poi ragazzi, qui posso consumare i zeni. Vabbè ragazzi, spendiamoli, ci abbiamo ultime 2 possibilità. L'ho detto 10 volte che ne avevamo altre 2, poi vado a vedere e scopro sempre che ce n'è un'altra di ottenere personaggi nuovi. Vediamo un po', gioco. Mi sto spendendo tutto in questo video, cerchiamo di portarci a casa qualcosa di interessante. Forza, dammi Goku! Ed eccolo! Abbiamo Goku, però attenzione, 3 stelle! Ma no, come mi stavo gasando, peccato! Io ho detto dammi Goku e lui mi ha dato Goku, ma non era quello 5 stelle che volevo io. Va bene, va bene. Ci sta, però ragazzi sono comunque contentissimo perché abbiamo trovato Piccolo del banner con la 4 stelle e abbiamo ottenuto anche Vegeta 4 stelle col cannone Galick. Spaziale, bellissimo, intergalattico e l'ultimo è Piccolo 3 stelle e quindi mi ripaga con le fiammelle là. Poi un giorno capiremo come si chiamano. Ragazzi, per il momento io non ho altro modo di pullare. Niente, non ho gettoni, nient'altro. Però voglio andare a capire un attimino 2 cosucce. Io vado qua nell'allenamento. Nelle abilità, vedete ci sono speciale VIP, non so cosa sia. Passa descrizione abilità, che cos'è questo? Denaro, per diciamo, vedete, posso recuperare altre cose. Pilota capace. Ah, sono tutte le abilità che io ho sbloccato poco fa. Ah, ma quindi praticamente io sbloccavo le abilità, non i personaggi.
Vabbè, ragazzi, è ovvio che uno che cavolo ne capisce che ho appena iniziato a giocare. Vabbè, però vedete, qua abbiamo una muraglia difensiva. Ti metti davanti come fa piccolo, ma no, che spettacolo! Vabbè, comunque, a prescindere da tutto, è stato comunque anche questo importante per capire come funziona il gioco. Ragazzi, bisogna capire come funziona. Quindi, pilota capace, mobilità più 20%, queste sono quelle che io devo acquistare? Ma no, ce l'ho di già. Ah, le posso potenziare, chiaramente, volendo. Raggio battito, denaro necessario. Ecco, tutte queste cose saranno utili poi direttamente in battaglia. Veramente top. Ragazzi, allora, questo video non ho la minima idea di quanto sia durato, ma mi ha divertito perché voglio fare altre summon lì dentro. Purtroppo ora non posso fare nient'altro perché ho finito tutto, però magari quando il gioco uscirà o se ci sarà un'altra beta, di sicuro potremmo fare tanta bella roba. Ragazzuoli, io vi mando un bacione, fatemi sapere che ne pensate, se voi avete giocato la beta, se siete riusciti ad ottenere dei personaggi. Io vi ringrazio per essere stati qua con me, vi saluto e alla prossima. Ciao!